del sud. E allora sapete come è andata a finire questo emendamento che doveva produrre una cosa di questo genere? Si sono opposti 8 parlamentari pugliesi che fanno parte del PDL, perché la disciplina del partito era più grossa o più importante dell'interesse territoriale. Capito di che cosa parliamo? E questa è la situazione di che noi viviamo continuamente, e anche la situazione che porta all'approvazione del... Io a volte nelle mie uscite pubbliche, eccetera, chiedevo però, dopo aver fatto tutta una cosa, gli applausi, eccetera, poi chiedevo anche al pubblico, ma scusate, se avete applaudito delle cose che io ho detto sulla pericolosità per il Mezzogiorno della Lega Nord, sulle cose che poi di cui non ci accorgiamo che sono fatte a danno del Mezzogiorno, mi spiegate perché poi andate a votare per una coalizione all'interno della quale c'è la Lega Nord? A un certo momento però non l'ho fatta più questa domanda, perché era una domanda che mi poteva creare, diciamo, un'accusa di appartenenza che avrebbe inficiato tutti i miei discorsi. Io facevo invece solamente dei discorsi a difesa del Mezzogiorno. E allora adesso faccio un'altra domanda, oppure faccio una domanda a me stesso: mi chiedo perché i voti del Mezzogiorno tengono in vita una coalizione nella quale c'è la Lega Nord. Cioè, ho il dovere di capire questa cosa e capire perché questo avviene e cercare di dare una risposta. Avviene perché non c'è un'alternativa, avviene perché i meridionali hanno perso ogni speranza e ogni fiducia nella loro possibilità di fare massa critica e quindi di creare un cortocircuito all'interno della politica nazionale. Avviene perché siamo ancora viziati dal vecchio difetto di legarci al carro dell'ipotetico vincitore, perché è quello che magari ci potrà far arrivare soldi, mentre chi perde non ci può far arrivare soldi. Ci deve essere una spiegazione a tutto questo, altrimenti noi continueremo a fare tutti questi bei discorsi, ma poi sul piano politico, quando si tratta di attribuire una responsabilità di governare il paese, continueremo a fare come se niente fosse. Vi devo dire che ovunque io vado a parlare, mi invitano anche a celebrare l'Unità d'Italia, io non mi sottraggo, gli dico subito: sapete chi sono, sapete quali pericoli correte, non di mettere in discussione l'Unità d'Italia, ma di vedere tutto questo meccanismo in maniera laterale dal punto di vista del Mezzogiorno. E loro sanno e mi invitano ugualmente, non solo per il prestigio del mio nome, perlomeno dove mi conoscono, soprattutto in Puglia e dintorni, ma perché la scenetta abituale che si verifica in queste occasioni, Lions, i Rotary, le scuole, le associazioni, eccetera, è questa: l'inno nazionale, aria di festa ovunque, tutti con la coccarda qui tricolore, l'inno nazionale con la mano sul petto. Io la mano sul petto non la vedo manco quando si fanno le partite della nazionale di calcio. Adesso hanno imparato a mettere la mano sul petto perché la ritualità li ha presi, no, di questo avvenimento. Il tricolore richiamato in un buffet, in un addobbo della sala, eccetera. Esaurita questa fase rituale della cosa, stanno tutti lì pronti ad ascoltare le cose che vogliono ascoltare, e questo mi riferisco anche al libro di Pino, perché c'è una voglia di verità, una voglia di sapere le cose come sono andate, una voglia di rendersi conto di come il Mezzogiorno continui a pagare il prezzo più alto per tenere unito questo paese che poi formalmente è disunito, che per me è stata anche una sorpresa. Pino dice giustamente: io ho dato una risposta a una domanda che già c'era. È possibile, come dice lui, che il suo libro non abbia creato un qualche cosa nell'opinione pubblica, ma sia uscito nel momento giusto per intercettare una domanda che veniva da parte della gente, ed è la domanda che viene da parte di tutti. Io faccio purtroppo dei capelli bianchi, brizzolati, lo denunciano, e sono 20 anni, 30 anni, eccetera, che scrivo di Mezzogiorno, ogni domenica puntuale un articolo di fondo. Avrei voluto dedicarmi ad altro, no? Ogni tanto scrivo anche dei reali d'Inghilterra, non è una cosa di questo genere, per prendere fiato, e anche per non arrivare al punto di scrivere sempre del Mezzogiorno e poi sentirmi in un certo momento frustrato perché le cose non cambiano, tant'è che in qualche articolo ho detto anche: mi dimetto dal Mezzogiorno. Poi non l'ho fatto più perché non era giusta una cosa di questo genere. E però, nonostante questa mia esperienza, mai come in questo momento quello che io definisco nel libro Fuoco del Sud è così vivo, è così presente. La domanda, diciamo, il sentimento di una
di un orgoglio, di un riscatto, di una voglia di venire fuori da parte del vento del Mezzogiorno non è mai stata così intensa come in questo momento, e lasciatelo dire a uno che appunto talmente frustrato tante volte ha detto mi dimetto dal Mezzogiorno. Che tutto questo dipenda dai 150 anni, dalla coincidenza con questa festa, eccetera, è una domanda inevasa, può essere? Io credo di no. Io credo che sia un qualche cosa che covava sotto la cenere, che covava nel vento del Mezzogiorno e che adesso viene fuori. A questo bisogna dare una risposta, bisogna dare una capacità di rappresentanza, bisogna creare un qualche cosa che non lasci isolati, abbandonato questo vento del Mezzogiorno e che finalmente lo faccia venire fuori con la capacità di dire la sua e di incidere sulle decisioni nazionali che penalizzano il Mezzogiorno. Guardate, Marco è un esperto di federalismo, ma io, pur non essendo così esperto, credo che il federalismo sia il secondo risorgimento negato per il Mezzogiorno. Noi corriamo di nuovo questo rischio per come sta andando avanti la cosa. E se devo dire un qualche cosa sul libro di Nicola Zitara, io dico che solo in un paese sciagurato e assurdo come questo, un libro come quello di Nicola Zitara, al di là della condivisione o no di ciò che dice, solo in un paese come questo non sta tra i libri universitari, non è adottato dalle università, non fosse altro che per contestarlo o per farne un termine di paragone negativo. E però l'università, la storia ufficiale, gli storici di Stato, gli storici di potere non mollano la presa. Guardate, la cosa che vi possono dire rispetto alle argomentazioni di Nicola Zitara, che hanno il pregio di essere attualissime in questo momento, come lo erano attuali, come 150 anni fa, la denuncia che lui fa, si trasmette esattamente ai giorni nostri, perché non è cambiata di una virgola la situazione, anzi è peggiorata perché ci sono 150 anni sulle nostre spalle. Allora la storiografia ufficiale di fronte a queste cose non molla, e voi vi chiedete ma perché? Al massimo sotto sotto, senza farsi sentire, che rimanga in Europa, che rimanga in questa sala, vi dicono sì ma noi queste le cose, ha detto Pino, sì ma noi queste cose le sappiamo, le abbiamo sempre conosciute, però non hanno molta importanza, non dobbiamo, sono marginali rispetto alla grande storia che invece noi raccontiamo. Voi sapete perché. Io, a Napoli in particolare, una cosa che mi sono sempre chiesto, perché a Napoli ci sia il sentimento più ostile alla verità storica, è una cosa che io noto, forse la tradizione crociana, forse perché ci avete e ve lo tenete Galasso, il quale fu regge da tutte le parti, ve lo tenete voi e lasciatelo, non ce l'ho dato, per carità, perché non ci teniamo, o forse perché la storia ufficiale, signori, è storia di potere, significa creare dei propri allievi, significa conquistare cattedre, significa diffondere libri universitari di testo, significa diffondere libri nelle scuole, significa prendere consulenze, significa andare a fare conferenze per i 150 anni dell'Unità d'Italia con i soldi del Comitato Nazionale, cioè di tutti noi, compresi i meridionali, a botte di 10.000 euro a volta, come il signor Galli della Loggia e compagni. Allora perché, e concludo, il pensiero di Nicola Zitara è attualissimo in questo momento? Perché non è cambiato niente. Io, quando noi cominciamo a dire, con il solito vizio dell'autocritica che abbiamo, sì però i meridionali hanno le loro responsabilità, sì però i meridionali devono cambiare mentalità, sì però devono cominciare a darsi da fare, sì però devono rimboccarsi le maniche i meridionali. Sono 150 anni che ci rimbocchiamo le maniche, ce le rimbocchiamo più degli altri, perché siamo in una condizione di partenza peggiore rispetto agli altri. Tutto quello che noi facciamo è più complicato, è più difficile. Ma perché? Ma perché è stata creata un'economia per la quale noi abbiamo sempre una produttività minore, abbiamo una capacità di competitività minore, non ci sono tutti i servizi, non c'è l'ambiente che ci consente di intraprendere come fanno gli altri, e siamo stati condannati allo Stato, perché un'economia che nel 1861 fu decisa Bombrini, che è molto citato da Nicola Zitara, il presidente della Banca Nazionale, che poi fra l'altro aveva delle cointeressenze nell'Ansaldo, che è quello che ha frecato al Mezzogiorno Pietrassa, no, andavano tutti all'Ansaldo, allora si capisce perché queste cose avvenivano. Disse una cosa così, una sentenza lapidaria: il Mezzogiorno non deve poter più intraprendere. Capite che cosa significa?
Il mezzogiorno che non deve più intraprendere è un mezzogiorno consegnato nelle mani dello Stato. Solo lo Stato, quando magari qualcuno gli ribolle il sangue e fa una protesta e c'è una rivolta, o quando la situazione peggiora e il mezzogiorno meno ce la fa rispetto ad altri momenti, interviene lo Stato. Lo Stato diventa l'unico che ha la possibilità di creare posti di lavoro e di dare posti di lavoro, diciamo in generale, senza che questo poi ci siano altre possibilità. Allora, un mezzogiorno condannato a questo, poi qualcuno esce di tanto in tanto, dice: però in Calabria stanno il doppio dei dipendenti pubblici che ci sono in Lombardia. Ma per forza, è meno male che stanno il doppio dei dipendenti pubblici che stanno in Lombardia, se no ci sarebbe il quadruplo della disoccupazione, invece di esserci tre volte di più della disoccupazione. Tutto questo meccanismo è stato creato nel 1861 e si ripercuote ancora adesso senza che sia cambiato niente. Il federalismo è partito come un meccanismo che dovesse parificare la possibilità del nord e del sud di avere dei servizi pubblici alla pari, dei servizi che fossero pari nel nord e nel sud, è diventato invece solamente una contrapposizione feroce fra il nord e il sud, col nord che dice: i soldi nostri ce li vogliamo tenere noi, il sud è parassita, il sud vive a nostre spese e tutto il resto. Poi, casualmente, a corredo di queste tesi del signor Bossi, che è quel personaggio che ha fatto tre volte una festa di laurea senza mai essersi laureato in medicina, e siccome buon sangue non mente, ha un figlio che voleva fare il delfino, è solamente un trota con la faccia di tonno, di questo stiamo parlando, e il figlio tre volte è stato bocciato all'esame di maturità perché gli insegnanti erano meridionali e quindi c'è una causa di tutto questo. Quando assessore, tutte queste cose, ma il ragazzo deve campare, no, adesso non facciamo. Certo. Allora, quando adesso ci dicono: i soldi nostri ve li prendete voi, c'è sempre un qualcuno che deve dare una base scientifica alla menzogna, e questo qualcuno è un sociologo torinese che si chiama Luca Ricolfi, il quale ogni tanto se ne inventa una. Prima si è inventato il sacco del nord, 50 miliardi di euro che scendono dal nord al sud, no, 50 miliardi di euro che è vero, non è un'invenzione, ma siccome è un analista di dati e non è né un economista né un esperto di scienza delle finanze, non capisci che quei 50 miliardi in uno Stato, in un paese in cui la Costituzione dice che c'è la progressività dell'imposta, significa che chi più ha, più paga, chi è più ricco paga di più che di uno povero, oddio, insomma, dovrebbe essere così. E quindi quei 50 miliardi non scendono da un territorio all'altro, dalla Lombardia al Mezzogiorno, ma scendono anche da un lombardo ricco a un lombardo povero. Poi viene fuori un altro studio, ma come gli viene in testa? Eravamo tutti tranquilli in queste verità che ci propinavano. Il professor Paolo Savona, con tre ricercatori della Banca d'Italia, con un libro pubblicato dalla Terza, udite udite, si saranno fatti venire mal di pancia per pubblicare quel libro là, visto che sono unitaristi senza discussioni, senza se, senza ma, col quale si dimostra che ogni anno salgono dal sud al nord 70 miliardi. Che sono il prezzo dei prodotti che noi acquistiamo da loro e sono il prezzo dei servizi che noi acquistiamo da loro. Per esempio, quando andiamo a farci ricoverare al nord, ci andiamo a fare ricoverare al nord perché ci lasciano poche attrezzature, non ci danno queste attrezzature, ci dovesse venire in testa di ricoverarci qua, dobbiamo andare là, altrimenti non c'è più questo passaggio. E se ci aggiungiamo pure il costo della emigrazione intellettuale, arriviamo a 96 miliardi. Insomma, viviamo un meccanismo per il quale, se non ci diamo da fare, se non creiamo questa massa critica, se non creiamo un soggetto politico del mezzogiorno, una volta per tutte, noi fra 150 anni staremo ancora a discutere le stesse cose, ma non nella stessa maniera, con 150 anni più 150 anni di altri danni. Da questo punto di vista bisogna leggere Nicola Zitara, perché in Nicola Zitara sta la risposta a tutti i nostri dubbi, a tutte le nostre perplessità e anche a tutta la nostra rabbia di fuoco del sud. L'esperienza straordinaria del sindaco umilissimo, un amore di Riace. Noi abbiamo